partirà sabato alle 15 dal santuario sul Colle della Guardia, all'immagine della Madonna di San Luca. Dopo aver visitato lo scorso anno la zona di Borgo Panigale, il viaggio di discesa in città toccherà quest'anno la zona sud-est di Bologna. L'immagine verrà trasportata su un mezzo dei Vigili del Fuoco, scenderà lungo il percorso di Casaglia per passare verso le 15:25 alla parrocchia di San Giuseppe Sposo lungo via Saragozza. Imboccati i viali, il corteo transiterà davanti alla parrocchia dell'Annunziata a Porta San Mamolo e a quella di Santa Maria della Misericordia a Porta Castiglione. Raggiunta Porta Santo Stefano, lascerà i viali di circonvallazione per raggiungere la chiesa di San Silverio, dove verrà accolta dal cardinale arcivescovo, che la scorterà nelle tappe successive. Riguadagnata la collina, salirà fino al monastero delle Carmelitane di via Siepelunga, dove alle 16 sosterà alcuni minuti per poi transitare davanti alla parrocchia di Sant'Anna, di qui a San Severino in via Dagnini e poi alla parrocchia di Santa Maria Goretti in via Sigonio. Verso le 16:25 compirà una sosta di circa 30 minuti nella casa protetta Sant'Anna e Santa Caterina in via Pizzardi. Un'altra sosta è prevista alle 17 presso Casa Rodari, cooperativa sociale che accoglie persone con disabilità. Ripreso il suo viaggio, l'immagine della Madonna transiterà presso la parrocchia del Corpus Domini in zona Fossolo e di qui per via Due Madonne alla caserma Viali del 121esimo Reggimento Artiglieria Contraerea. Una sosta è prevista alle 17:50 al deposito Tiber delle Due Madonne per una benedizione dei mezzi che ogni giorno servono il trasporto pubblico cittadino. Il viaggio poi riprende lambendo le chiese di Croce del Biacco, Santa Rita in via Massarenti e Sant'Antonio di Savena, per poi puntare verso il centro cittadino e alla cattedrale dove è attesa per le 19. Il programma delle celebrazioni della settimana è disponibile e aggiornato nel sito internet della Diocesi. La processione del mercoledì con la benedizione in Piazza Maggiore e quella della risalita al santuario domenica dell'Ascensione seguiranno il programma tradizionale.